Buongiorno Hollywood, eccoci ancora qui, io sono Gaetano Lembo, torniamo a parlare di recitazione anche quest'oggi. Abbiamo parlato di variazioni di tonalità, di variazioni di posizione. Un esercizio molto utile può anche essere abbinare, una volta preso un monologo e diviso nei suoi periodi, abbinare ad ogni periodo una determinata emozione e ulteriormente, come passo successivo, abbinare questa emozione, questa sensazione ad un colore. Quindi avremo ad ogni periodo, ad ogni frase, ad ogni gruppo di parole, questo potete deciderlo voi, una varie sezioni in cui ogni sezione è caratterizzata da un colore. Quindi praticamente mentre noi recitiamo e proviamo il nostro monologo, quasi cerchiamo di dimenticarci del suo contenuto e diamo da un lato libero sfogo all'associazione di idee, ovvero mentre recitiamo determinate parole, quel determinato periodo del nostro monologo, pensiamo, cerchiamo di visualizzare al colore. Cerchiamo di visualizzare il colore corrispondente. Se per la prima parte, del monologo avremo un blu, cercheremo di pensare a un blu, poi a un rosso, poi a un giallo e via dicendo. Cercando quindi di sgomberare la mente dall'aspetto musicale del suono delle parole e dall'aspetto concettuale, contenutistico del monologo, cercando esclusivamente di recitare visualizzando i colori e esternando quelle che sono le nostre sensazioni ed emozioni abbinate a quel colore.